Sono trascorsi 72 anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana e ieri, come oggi, è fondamentale ricordare chi ha patito per la patria nei campi di lavoro e concentramento nazisti, perché sulle loro sofferenze si fonda la libertà di cui noi oggi possiamo godere. Con questo messaggio del prefetto Maria Tirone si è tenuta la cerimonia ad Avellino in via Matteotti. Dopo la deposizione delle tre corone e la guardia d'onore al monumento dedicato ai caduti, il prefetto Tirone ha consegnato 14 medaglie d'onore conferite dal presidente Mattarella ai cittadini irpini, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, e ai familiari dei deceduti, tra questi anche a due cittadini grottesi, Rosario De Luca e il maresciallo maggiore dei carabinieri Salvatore Vito Grifone, di cui solo recentemente si è ricostruito il suo sacrificio per salvare vite umane a discapito della propria. Due riconoscimenti di cittadini di Grotta Minardi che sono distinte, che logicamente il prefetto ha voluto insignire della medaglia d'onore. Per quanto riguarda il maresciallo dei carabinieri Vito Salvatore Grifone, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Arsiero, dopo circa 70 anni abbiamo scoperto un poco il suo valore grazie a dei ricercatori, degli studiosi di Arsiero, la dottoressa Bevardo e Baggio, insieme anche al nostro compaesano che vive a Firenze, Luigi Melucci. È stata fatta una ricerca storica e quindi abbiamo scoperto che in realtà fu fatto prigioniero dai tedeschi e poi successivamente trasferito nel campo di concentramento di Dachau, dove morì. Probabilmente aveva contribuito anche non solo a salvare delle vite umane, ma anche ad essere uno spirito autonomo e indipendente, criticare alcuni metodi. Quindi ha reso onore all'arma dei carabinieri presso la quale lui militava. E quindi i cittadini di Grotta Minarda, la comunità di Grotta Minarda e la comunità di Arsiere si sono ritrovate insieme, unite in questo, e noi come segni di riconoscimento avvieremo le procedure insieme all'arma dei carabinieri per vedere di intitolare la caserma dei carabinieri di Grotta Minarda alla memoria del maresciallo Vito Salvatore Grifone.